Cento Acerbo, 100 anni. 100 anni significano storia, ma 100 anni sono anche la storia che guarda al futuro. Carlo Di Michele è il preside di questa prestigiosa realtà. Sì, 100 anni sono un traguardo importante, soprattutto per una scuola che effettivamente ha segnato la storia di questo territorio, perché in queste aule sono transitati centinaia di ragazzi che poi sono diventati professionisti in tantissimi livelli, in tantissimi settori, e hanno svolto ruoli di protagonisti per lo sviluppo della nostra città e del nostro territorio. Quindi un passato prestigioso. Tra l'altro anche in queste aule sono stati importanti personalità come Federico Caffè, La Porta e tanti altri. Quindi un passato importante, tra l'altro un segno del nesso tra scuola e territorio, no? Una scuola che consente lo sviluppo di un'area e diventa un punto di riferimento. Però questi 100 anni per noi hanno lo scopo non tanto di guardare al passato, ma di capire qual è la proposta della scuola oggi. Infatti nel nostro slogan nel futuro da un secolo, perché poi la vera sfida è come aiutare i ragazzi e le ragazze a introdursi nel nostro tempo e ad essere protagonisti così come lo sono stati i ragazzi che li hanno preceduti. Qui siamo proprio nell'edificio storico del Tito Acerbo. Sì, un edificio che ha preceduto anche la costituzione della scuola, e quindi un edificio di fine secolo, di inizio secolo, uno dei più bei edifici della nostra città. Ma anche qui, oltre alla bellezza di questa struttura imponente che dà proprio il senso di una scuola, la scuola si è arricchita di tante cose, le palestre, i laboratori, i campi sportivi, gli spazi didattici all'aperto. Quindi anche qui gli spazi didattici sono luoghi importanti. I luoghi sappiamo che sono importanti tanto quanto le parole che in esse si dicono. E da questo punto di vista, appunto, coniugare il passato e il presente, strutture antiche e strutture nuove, è un altro aspetto di questa ricchezza dell'Acerbo. Anna Cecilia Serafini, gli eventi sono tanti per il centenario. Sì, tanti eventi che abbiamo realizzato e organizzato e pensato in collaborazione con il preside e un team di docenti che si stanno, diciamo, spendendo per la causa del centenario. Abbiamo già realizzato una parte di eventi, soprattutto per quanto riguarda l'area culturale. Un evento importantissimo è stato quello dell'apertura del centenario, che si è svolto a settembre qui a scuola con la partecipazione di tantissime autorità e degli studenti. Poi abbiamo avuto una giornata importantissima per l'internazionalizzazione, per i nostri progetti Erasmus, con la partecipazione di un cantante famoso, Gianluca Ginoble, del gruppo Il Volo. Poi abbiamo realizzato in collaborazione con il FLA, abbiamo avuto un evento qui a scuola, ma ne realizzeremo anche altri tre nel corso dell'anno. E abbiamo anche progettato una serie di eventi sportivi, eventi culturali, eventi anche per quanto riguarda l'area ricreativa. Realizzeremo nel prossimo mese un incontro con genitori e figli, con lo scrittore Luigi Ballerini. Dopodiché avremo anche un importante evento con l'ex governatore Visco, un appuntamento importantissimo qui a scuola in onore di Federico Caffè, il nostro ex alunno dell'Acerbo, molto famoso in tutta Italia. Per quanto riguarda invece l'area sportiva, avremo una giornata dello sport dedicata a Giovanni Cornacchia, che anche lui è un ex alunno dell'Acerbo, e anche parteciperemo al percorso ciclistico di Bici in Città e realizzeremo il giro del centenario. Inoltre, per quanto riguarda l'area ricreativa, avremo la festa degli alunni e la festa degli ex alunni, e oltre questo abbiamo organizzato anche una serie di concorsi e progetti per gli alunni meritevoli. Potranno vincere borse di studio per la realizzazione di progetti culturali, ma anche un concorso di idee per la restyling delle aree esterne del nostro bellissimo istituto.
E dobbiamo dire che per la campagna di comunicazione c'è un manifesto molto significativo, tra l'altro ideato da lei. Sì, è stato veramente un onore poter realizzare questa campagna per il centenario del nostro istituto. Oltre a citare appunto la data di nascita dell'edificio, che è il 1923, lo vediamo riportato anche nel logo, fino alla data appunto odierna del 2023, abbiamo scelto di utilizzare questo disegno che rappresenta la scuola proprio come viene vista dagli alunni quando si aprono i cancelli al mattino, e proprio questa angolazione che non è quella consueta che si vede anche sul logo, no? E quindi per questo volevamo rendere omaggio soprattutto a chi ha vissuto questa scuola come studente. Marilia De Dominicis, c'è stata anche una giornata tra i tanti eventi dedicata ai progetti Erasmus, ma è stata una giornata particolare. Sì, in occasione del nostro centenario abbiamo dedicato un evento ai progetti Erasmus. È stata una bellissima festa che ha coinvolto ex docenti, studenti, professori, con la presenza di Gianluca Ginoble, ed è stato veramente un evento splendido. I ragazzi hanno realizzato anche fuori nei campetti una bellissima coreografia con il logo dell'Erasmus Plus. È stato davvero un evento che ha caratterizzato proprio la giornata dei progetti. Tutti sono stati entusiasti e abbiamo anche presentato alla platea il nostro progetto Cittadinanza Attiva, che rientra nell'accreditamento 2021-27 e che è ancora in fase di realizzazione, che ha visto la partecipazione di docenti, alunni, ex studenti in mobilità Erasmus, quindi sia in mobilità di job shadowing che per i corsi di formazione nei vari paesi, quindi in Francia, Spagna e Germania. E con l'occasione abbiamo presentato il nostro progetto con la speranza che si possa formare un centro civico grazie anche alla partecipazione del Comune di Montesilvano. Al Tito Acerbo c'è grande attenzione per l'inclusione. Salvatore Rapino è il referente dell'inclusione. Sì, noi siamo molto attenti come scuola ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni, e quindi faccio riferimento ai DSA, agli altri disturbi evolutivi specifici, agli altri BES e naturalmente alla disabilità e agli studenti sportivi. La disabilità ci comporta, questa è una realtà un po' più complessa, che ci comporta un'attività sia dal punto di vista amministrativo che didattico molto particolare. Dal punto di vista amministrativo penso alle novità degli ultimi decreti ministeriali 182 e 153, e quindi ai tre incontri del GLO che faremo quest'anno, o alla costruzione anche veramente dall'anno scorso di un PEI, di un progetto educativo individualizzato in un'ottica nuova, nell'ottica biopsicosociale, quindi una novità per i nostri ragazzi. Questo attraverso la costruzione di un progetto formativo che sia attento anche a valorizzare le abilità di ciascuno per trasformarle, se possibile, in competenze da spendere nel mondo del lavoro e nel rispetto di quello che è il principio di autodeterminazione dei nostri ragazzi, ove chiaramente possibile, e in accordo con quello che è il progetto individuale di vita di ciascuno. Noi, dal punto di vista didattico, oltre al piano che seguono tutti i ragazzi in classe, abbiamo una serie di progetti appositamente studiati per l'inclusione. Penso ad esempio al progetto Amico Speciale, un progetto con il quale cerchiamo di sensibilizzare i nostri ragazzi certificati all'avere attenzione nell'altro. Noi abbiamo un cane, con un cane addestrato. Noi facciamo ad esempio un percorso a ostacoli e i nostri ragazzi, nel portarlo, devono rendersi conto di quando fermarsi per aspettare che magari il cane salti l'ostacolo e poi ripartire nel cammino.
oppure facciamo un progetto di autonomia e orientamento, quindi oltre a progettare in classe una serie di attività, ad esempio lo studiare un percorso da A a B o il fare la spesa in un supermercato, ecco, prima facciamo una parte teorica e poi lo mettiamo in pratica andando proprio a realizzare queste attività. Oppure penso all'ambiente, facciamo un progetto di ambiente, ad esempio per sensibilizzarli alla cura sia dell'ambiente del territorio che vivono. Penso alla Pineta di Pescara, dove già l'anno scorso siamo andati per dare una pulita per sensibilizzare le classi e gli stessi ragazzi che hanno una certificazione. Oppure penso al progetto dell'orto. Noi già dal laboratorio abbiamo la possibilità di vedere di selezionare i semi da piantare, quindi parlo del farro, dell'orzo, dell'avena. Lì facciamo nascere, diciamo, il laboratorio, facciamo nascere queste piantine in laboratorio, poi le piantiamo, le coltiviamo, le raccogliamo e le portiamo, addirittura abbiamo portate anche l'anno scorso alla mensa della Caritas per non sprecare niente, per aiutare, diciamo, tutti. E niente, questo lo facciamo, ripeto, per cercare di dare ai nostri ragazzi stimolarli nella loro autodeterminazione, nello sviluppo di quelle che poi sono adesso abilità, ma nel mondo del lavoro adesso si chiamano competenze, e quindi cerchiamo di fare questo. Ingegner Giovanni Colasanti, qui si parla di storia, ma si parla di futuro. Ecco, quale futuro per gli studenti dell'indirizzo CAT? Salve a tutti. La sigla CAT sta per Costruzioni, Ambiente e Territorio. Per quanto riguarda il piano di studi, noi cerchiamo di promuovere queste, diciamo, competenze con delle materie tecnico-scientifiche, ovvero anche con delle attività laboratoriali. E questo ci permette di, diciamo, consentire agli alunni poi di avere delle prospettive sia in ambito lavorativo sia in ambito universitario. In particolare i nostri laboratori si sono rinnovati nel corso degli anni. Abbiamo un archivio storico di strumenti topografici e di attrezzature, di strumenti che in generale attengono alla gestione del processo edilizio, ma negli ultimi anni appunto li abbiamo rinnovati. Se ad esempio pensiamo al discorso della topografia, ma più in generale della geomatica, i nostri laboratori sono dotati di drone, di software per l'elaborazione del rilievo aerofotogrammetrico, ci siamo dotati di uno strumento a laser a scansione. E i nostri laboratori, ripeto che è anche una questione molto importante perché dà la possibilità di utilizzare dei dispositivi e dei software che hanno un certo costo, sono dotati appunto degli applicativi necessari. Per quanto riguarda inoltre l'ambito lavorativo, il diplomato Costruzione, Ambiente e Territorio è fortemente richiesto anche dalla pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece la scelta universitaria, e dato che il nostro piano di studi prevede delle materie di base, come ad esempio matematica, che vengono poi fatte sposare con quelle che sono le discipline tecnico-scientifiche di indirizzo, quindi come progettazione, costruzioni, impianti o topografia, qui loro andranno a studiare quella che poi sarà la base degli esami, diciamo, universitari di facoltà come architettura o ingegneria. Inoltre da quest'anno abbiamo anche una collaborazione diretta con l'Istituto Tecnico Superiore per l'Efficientamento Energetico dell'Aquila, per cui sostanzialmente i nostri studenti potranno avere dei benefici la possibilità di rimanere in sede, eventualmente avere anche dei crediti per poter poi frequentare questo biennio ed acquisire quindi un ulteriore titolo, piuttosto che potrebbe diventare alternativo anche alla acquisizione della abilitazione alla professione.
questa scuola sono usciti anche tanti campioni dello sport, è importante l'attività motoria. Gabriele Chiavetta, lei si occupa di questo. Sì, io sono qui da, questo è il quarto anno che ho ripreso. A dire la verità è stata la mia scuola che mi sono diplomato geometra qui in questa scuola e ho trovato ottimi insegnanti. E tra questi insegnanti nel campo dell'attività sportiva c'era il professor D'Agostino, il quale oltre ad essere un valido insegnante è stato anche preparatore commissario tecnico della femminile di atletica e quindi una persona sempre molto disponibile e molto ben preparata. Poi nel passato in questa scuola sono usciti alcuni campioni, tra cui Giovanni Cornacchia, che noi ricordiamo e ricorderemo anche con un convegno. E quello che è importante dello sport scolastico è che la Acerbo, appunto attraverso questa tradizione, deve portare avanti e anche sviluppare l'importanza dello sport, soprattutto nelle giovani generazioni, perché lo sport, l'attività sportiva, forma sia dal punto di vista del carattere e anche dal punto di vista della salute è importante. Quindi nel periodo dopo, tra le varie attività che si svolgeranno nel centenario, c'è anche la bici in città come centenario, cioè la scuola tutta parteciperà a questa manifestazione organizzata dalla WISP il 20 maggio e sarà una bella occasione di fare dello sport con tutti. Alla fine poi ci saranno anche, oltre al convegno, ci sarà anche la giornata dello sport conclusiva a coronamento di tante attività svolte nel tempo. Una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro, oggi si chiama PCTO. Cinzia De Ninis. Un grande rinnovamento che in Acerbo abbiamo accolto subito. Questa innovazione parte dal ragazzo, dalla ragazza, quindi andare a sviluppare le competenze trasversali, le skills, le abilità che possiedono già i ragazzi, ma che vanno implementate, capite meglio, rinnovate e anche valorizzate. I nostri percorsi sono veramente importanti, dialoghiamo con gli enti, le istituzioni, le aziende. Facciamo anche attività di tirocinio, partecipazione a concorsi, quindi cerchiamo in ogni modo di aprirci ai territori, di aprirci al digitale per consegnare delle nuove carriere professionali. Tra l'altro da quest'anno c'è anche una nuova figura, quella dell'orientatore. Benissimo, il Ministero ha investito tanto su questa nuova figura che ha la collaborazione di tantissimi tutor che faranno didattica individuale con i ragazzi per un nuovo orientamento. E concludiamo dando la parola agli studenti, presentatevi. Io sono Simone Ridolfi della Quinta E-Tour. Io sono Martina Iasali del terzo DFM. Io Giuliana Espoli del quinto E-Tour. Noi siamo i rappresentanti dell'istituto di quest'anno e come sapete è un anno molto importante per l'istituto perché appunto compie 100 anni. 100 anni di storia, ciò non significa che l'Acerbo è una sede vecchia, anzi è una scuola proiettata verso il futuro, infatti ogni anno vengono rinnovate le attrezzature e le attività che vengono fatte. Sempre parlando della nostra scuola, l'Istituto Tecnico Tito Acerbo fornisce tantissime possibilità sia in ambito lavorativo e sia nel caso si volessero conseguire studi attraverso l'università. Inoltre la nostra scuola organizza degli stage linguistici e dei progetti Erasmus e ci dà la possibilità di conseguire delle certificazioni sia linguistiche che informatiche. Appunto come dice il motto di questa scuola, nel futuro da un secolo l'Acerbo è una scuola che guarda al futuro e noi siamo molto contenti di frequentarla.